Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento di inizio settimana per parlare delle realtà sportive della provincia di Cuneo. Puntata ricca questa sera in cui parleremo di uno sport affascinante, bello, ma purtroppo non sempre così conosciuto come il duathlon, perché Cuneo ha ospitato nel weekend i campionati italiani giovanili di questa disciplina. Poi nella seconda parte il nostro consueto spazio dedicato alla pallavolo femminile con i verdetti del campionato di Serie A2, con Cuneo che non è riuscita a ottenere il passaggio diretto in Serie A1 e che si giocherà dunque i playoff. A seguire poi la differita della partita di volley femminile, l'ultima giornata tra Cuneo ed Olbia. Ma ora parliamo di questa prima parte di trasmissione in cui, come detto, trattiamo l'argomento duathlon, l'argomento campionati italiani giovanili che si sono svolti sabato e domenica a Cuneo. Noi abbiamo alcuni rappresentanti dell'associazione sportiva Cuneo 1198 che ha organizzato l'evento, il presidente Lorenzo Lanzillotta, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Il vicepresidente Walter Sartor, Buonasera, buonasera. buonasera agli spettatori. Il tecnico Francesco Dutto, Buonasera. buonasera. E poi abbiamo anche con loro un atleta, il vero protagonista perché si è laureato vice campione in questi campionati italiani nella categoria junior, Leonardo Giaretto. Ciao Leonardo. Allora, cerchiamo intanto di inquadrare cos'è il duathlon, uno sport in cui c'è una parte di corsa, una parte di ciclismo e poi si conclude ancora con una parte di corsa. Campionati italiani sabato e domenica. Io, Presidente, comincio da lei, le chiedo un bilancio di questi 2 giorni, difficile per mille motivi, soprattutto faticosa per voi immagino, ma bella, no? Sicuramente è stata una soddisfazione personale ed è stata una di quelle imprese che si svolgono sicuramente non da singolo ma da gruppo, perché se non sei un gruppo affiatato non riesci a fare una manifestazione del genere. Abbiamo avuto un grande supporto da parte del comune, per cui ci ha, diciamo, sono 3, 4, 5 mesi che lavoriamo col comune, per cui non abbiamo lasciato nulla al caso. È stato calcolato tutto, abbiamo avuto varie riunioni con l'ufficio sport, con l'assessore dello sport, e con la polizia municipale che ringraziamo perché ci ha dato una grossa mano. E per cui in fase organizzativa, diciamo, eravamo già pronti su quasi tutto e anche gli imprevisti. E dal punto di vista dello sport è stato un grosso successo perché abbiamo avuto una delle, forse l'edizione dei campionati italiani che ha avuto più iscritti, per cui quasi 900 iscritti non si vedevano forse da tempo e su una piazza, anzi non si sono mai visti, e quindi abbiamo avuto un grosso applauso anche da parte della Federazione Italiana, dal Presidente che ci ha fatto l'onore di venire, dai delegati, dai giudici, eccetera, e quindi e dal, anche i commenti delle squadre che sono state veramente tutte soddisfatte. La nostra società è una società che è iniziata praticamente 4 anni fa, per scherzo, 5 forse, e abbiamo da subito impostato la nostra attività sui giovani. E tutto sommato si vedono i frutti Si vedono. perché Parleremo abbiamo avuto l'onore di avere un vicecampione italiano. Di questo e anche della storia giovane Certo. della vostra società. Adesso mi rivolgo a Walter Sartor, al vicepresidente, per insomma chiedere anche a lui un giudizio sempre organizzativo di questa manifestazione. Lo ricordava il presidente, quasi 900 iscritti, uno spettacolo importante offerto dagli atleti, un bel livello, ed anche il tempo vi ha dato una mano, no? Perché appena terminate le premiazioni È è venuto giù il iniziato. diluvio, quindi una 2 giorni positiva. Una 2 giorni di grande timing, se vogliamo, nel senso che abbiamo concluso le premiazioni della domenica con le prime gocce di pioggia, insomma, possiamo dire che siamo stati bravi anche in questo, no? Al di là degli scherzi, lo diceva già il presidente, 900, quasi 900 ragazzi dai 12 ai 23 anni da ogni parte d'Italia. Un evento che dal punto di vista sportivo è stato senz'altro un grosso successo per uno sport che sì, forse è uno sport minore, anzi senz'altro è uno sport
diciamo di secondo piano, ma che è tra i pochissimi sport del panorama italiano che ha numeri in costante crescita, quindi è uno sport di fatica, ma uno sport che piace, strano a dirsi, spiace, o forse non tanto strano, spiace anche ai più giovani che hanno voglia di faticare. 55% in più di iscritti rispetto alla scorsa edizione dei campionati italiani, una vetrina che credo per la città sia stata una vetrina importante, un'occasione per scoprire la città di Cuneo, un'occasione per la città di Cuneo per farsi scoprire da tutti gli atleti che sono venuti, come le dicevo, da ogni parte d'Italia. Questo è un discorso su cui noi crediamo da sempre, o almeno da sempre nella nostra giovane storia, nella possibilità di coniugare sport e turismo, nel vedere lo sport come una risorsa e non solo come talvolta viene visto, specialmente in Italia, come un disagio e una problematica da vivere con un certo fastidio. Crediamo anzi che possa essere, lo sia stato, una risorsa per, sia per il turismo, per gli alberghi che hanno fatto in città e non solo in città al tutto esaurito, ma anche per la ristorazione locale e per tutto l'indotto del commercio. Io seguo l'ordine con cui vi siete, gerarchico con cui vi siete seduti, anche perché mi viene comodo parlare dal punto di vista tecnico con Francesco Dutto, che è un tecnico di questi due giorni, di questi campionati italiani. Da questo punto di vista, com'è stato il livello, che bilancio si può fare? Ricordo le categorie, che erano 5 se non sbaglio: under 23 ragazzi, junior, youth B e youth A, divisità maschile e femminile. Sì, diciamo che campionati italiani di duathlon sono l'appuntamento clou dell'inizio della stagione del triathlon, che praticamente inizia a inizio febbraio con le prime gare di duathlon e finisce nel mese di aprile con i campionati italiani. Bilancio del tecnico degli atleti sicuramente altissimo, perché i numeri, 900 ragazzi che arrivano da tutta Italia, fanno sì che il livello sia stato veramente, veramente alto. Ci sono i ragazzi più piccoli, che sono quelli fascia 12-13 anni, che hanno comunque ancora un approccio molto, diciamo, non molto ludico ancora, sul non agonistico. Infatti il triathlon e il duathlon iniziano a essere agonistici dai 14 anni in su. Però abbiamo avuto dei begli atleti, soprattutto nelle fasce junior, under 23, ragazzi che sono già in nazionale, che sono già praticamente fanno già gare di Coppa Europa, quindi il livello del tecnico delle gare è stato sicuramente alto. E tra i begli atleti che citava c'è un ragazzo seduto alla sua destra, ecco, sì, con cui sì, stiamo lavorando già da anni con lui e altri 40 ragazzi che ormai compongono il nostro gruppo. Siamo partiti, come diceva il presidente prima, 4 anni fa per scherzo con 4-5 ragazzini, lui era uno di quelli, e adesso si ritrova vice campione italiano, un percorso che abbiamo fatto tutti insieme con la società, che sicuramente ci ha sempre permesso di essere agevolati nel lavoro, e abbiamo un bel gruppo di ragazzi. Lui è un pochettino quello che si distingue di più per le sue doti tecniche, e quindi magari lasciamo la parola a lui che ci racconta meglio come ha vissuto questa esperienza, che è sicuramente la più bella che ha fatto finora nel suo percorso atletico. Leonardo, appunto, come è andata questa gara, insomma, che emozioni ti ha suscitato, ti aspettavi di fare questo risultato, insomma, raccontaci le tue emozioni per questi due giorni di gara. Allora, aspettarmelo non me l'aspettavo assolutamente questo risultato, cioè ci ho sognato, ho fatto molti sogni su un possibile podio, ma non ci avrei mai potuto sperare. È stato particolarmente emozionante perché ho giocato in casa, nella piazza che attraverso ogni giorno, quindi
è stato particolarmente emozionante proprio per questo. Poi il tifo è stato qualcosa di ancora più straordinario, aver l'allenatore, il vicepresidente, il presidente, tutti i miei compagni di squadra che hanno tifato per me lungo i percorsi, è stato qualcosa di veramente straordinario. Quindi non so, mi sembra di aver portato a termine un piccolo ciclo della mia vita sportiva e spero che da qui possa cominciare qualcosa di ancora più grande. Mi ha detto Walter Sartor, col quale ci siamo confrontati prima di questa trasmissione, mi ha spiegato come tu ti sei avvicinata a questa disciplina non da tantissimo, tempo. Ecco, cosa ti ha spinto a cambiare sport? Perché mi sembra che giocassi a tennis, no? Se non sbaglio, tu prima, cosa ti ha spinto a decidere per cui? Cosa ti è piaciuto e cosa ti piace di questa disciplina? Allora, io ho cominciato quasi per caso, perché mio padre mi ha voluto spingere, era appena nata la squadra, mio padre ha voluto spingermi in questa, a praticare questo nuovo sport, e io dal primo allenamento, mi ricordo con Cisco, mi ricordo di essermi completamente innamorato proprio della fatica, del faticare, del volere mettersi alla prova, ed è questo che trovo straordinario di questo sport, cioè il continuo mettersi alla prova e dover superare i propri limiti, cercare di superare i propri limiti in allenamento, in gara, ed è per questo appunto che se qualcuno mi chiede perché pratico il triathlon. Quel primo allenamento è stata una bella notizia anche per me, perché sinceramente ho notato subito che c'erano delle buone possibilità di lavorare, di lavoro, perché lui comunque è un ragazzo che è molto dotato atleticamente, anche nella corsa, che è un pochettino la sua arma vincente, e ha delle doti veramente buone ed è un talento. Chiedo anche a te di spiegarci un po' questo sport, no? Che è uno sport di conquista, di fatica, è bello proprio, sì, forse proprio per quello, perché insomma fa crescere, no? Anche soprattutto i ragazzi, gli fa capire che per conquistare qualcosa devono sudare, sì, devono faticare, no? Sì. Sì, infatti secondo me è proprio un po' la chiave, cioè, ci sono alcune persone, alcuni ragazzi che sono proprio portati per questo genere di sport e ti fa appassionare veramente, cioè, lo siamo stati tutti noi tre, anche che siamo, si può dire, degli ex ancora praticanti, ma ci siamo innamorati tutti di questo sport proprio per questa particolarità qua, che è uno sport esigente, no? Dove uno si deve mettere continuamente alla prova, deve gestire la sua vita in un certo modo. Leonardo è uno studente che fa il liceo, quindi impegnato molto con la scuola, con anche degli ottimi risultati. Vicino a questo associa una disciplina dove richiede quotidianamente allenamenti anche di 3-4 ore. Quindi organizzazione della vita, imparare a organizzarsi lo fai quando comunque sei ancora giovane, anche in età giovanile, è un aiuto veramente, una scuola di vita per poter mettere le basi per avere delle buone basi per il futuro. Presidente, torno da lei per parlare più nello specifico della vostra associazione sportiva. Ce l'avete scritto tutti sulle felpe, Cuneo 1198, perché è un anno importante, no? Quello per la nostra città. Ci vuole spiegare la scelta del nome della società e poi come siete nati, insomma, con quali prospettive? Come siamo nati non glielo racconto, perché è abbastanza eravamo in macchina e eravamo io e lui in macchina, credo, e a un certo punto parlavamo di triathlon, delle società di triathlon eccetera, e dice: ma certo che a Cuneo manca un pochino questa società, e io mi sono lasciato sfuggire: boh, se facciamo una società io faccio il presidente. E da lì è nata questa seconda è nata cosa. Da solo mi son condannato sono condannato da solo, io dal notaio e così io sono diventato presidente, e questo è successo 4 anni e mezzo fa, adesso faremo il 5 anni quest'anno.
avremo 5 anni quest'anno, quindi è una cosa, una realtà relativamente giovane. E siamo tutti atleti, ex atleti, chi più forti, chi più meno, cioè, insomma, comunque più o meno lo sport l'abbiamo fatto tutti e lo stiamo facendo tutti nonostante l'età, gli acciacchi. E per cui crediamo molto soprattutto all'educazione sportiva. Per noi, almeno personalmente, io faccio sport da quando avevo 14 anni, ho giocato, praticamente ho fatto tutti gli sport che si possono fare. Ho iniziato con l'hockey su prato, poi ho nuotato, poi ho fatto canoa, alpinismo, cioè tutto quello. Però ho sempre vissuto in maniera ludica, per quello che secondo me continuo a farlo, perché non ho lo stress né della prestazione, ma l'unica mia diciamo soddisfazione è quella di farlo e di arrivare stanco, come dice ma felice appagato. Esatto. Il nostro obiettivo era quello dei giovani, perché diciamo gli age group, le persone che fanno sport a una certa età se lo fanno da soli, praticamente si gestiscono, eccetera. Invece il ragazzo lo devi guidare, devi dare delle indicazioni, ed è giusto che lo facciano sotto la guida di un tecnico. E paradossalmente questo è uno sport individuale, perché è uno sport individuale, ognuno corre per sé, però è uno dei pochi sport in cui si fa la squadra. Veramente la squadra non è una squadra di contrasti, ma una squadra dove tutti gli atleti sono uniti, cioè si fanno il tifo uno con l'altro, non è come una squadra di calcio dove ci sono delle invidie, eccetera. No, uno se è forte è forte, se l'altro è più debole, ma sono tutti uguali, sono tutti amici, ed è questo quello che secondo me è la parte più soddisfacente. Ecco. Walter, a livello organizzativo, come è strutturata la società, quanti ragazzi avete, insomma anche un... Ti chiedo anche in generale di spiegarci, avete parlato prima di uno sport che sta crescendo, che piace sempre più ai giovani, anche dal vostro punto di vista vedete questo avvicinamento sempre maggiore nei confronti di questa disciplina? Senza dubbio, noi siamo lì circa un centinaio di tesserati, 40%, come ti diceva già il presidente, è costituito da ragazzi di età varie, il restante da adulti. Noi da sempre, fin dal momento della nostra nascita, abbiamo deciso di puntare, se non tutto, molto sull'attività giovanile. Primo perché ci sentiamo sicuramente in debito, come diceva il presidente, con quanto lo sport ci ha dato e che vorremmo almeno in parte restituire. E due, ci sentiamo anche in debito con la nostra città e ci sentiamo nella condizione di voler fare anche qualcosa per gli altri, quindi portare lo sport nelle scuole, come cerchiamo di fare pur con le nostre risorse limitate, cercare di diffondere la pratica sportiva tra i giovani, lo sentiamo quasi come un dovere, seppur un dovere che ci piace, seppur un dovere che ci dà un sacco di soddisfazione. Adesso, al di là dei risultati sportivi del nostro Leonardo, che non lo nascondo, nella nostra vanità un certo piacere ce lo hanno dato e sarebbe ipocrita negarlo, ma vogliamo bene a Leonardo, vogliamo bene a tutti i nostri ragazzi, per rispetto anche verso la fatica che fanno, verso tutto l'impegno che mettono e la passione che la molla che ci muove poi anche ogni giorno per cercare di fare sempre qualcosa di più, sia per loro sia anche da un punto di vista organizzativo. Il fatto di voler portare questo grande evento nella nostra città era un debito con la città, ma era un debito che ci sentivamo anche di avere con i nostri ragazzi, volerli portare a correre in casa, dare anche a loro questa grande soddisfazione, questa grande emozione che si può provare solo correndo sulle proprie strade, solo arrivando sul sagrato di Piazza Galimberti.
Tra l'altro, mi rivolgo a Francesco Dutto, è stata comunque a livello sportivo, agonistico, che non era forse la priorità perché c'erano tante altre componenti, ma è stato anche importante per voi perché oltre al risultato di Leonardo c'è stato anche un altro podio, no? In sì, staffetta. Abbiamo fatto un altro podio, posto. Sì, sì, abbiamo fatto un altro secondo posto con la categoria ragazzi dei più piccolini. E questo è una cosa che ci riempie di gioia, soprattutto perché abbiamo un gruppo a ridosso delle categorie di Leonardo, che sono già categorie che stanno già quasi arrivando alla fine del ciclo della categoria giovanile. Abbiamo dal basso dei ragazzi di Belle Speranze che stanno crescendo bene, che si stanno sacrificando e allenando bene. Abbiamo finalmente, dopo un primo periodo di difficoltà che abbiamo avuto anche nel organizzare l'attività, perché non è facile sempre trovare le soluzioni giuste per gli allenamenti, adesso siamo riusciti a livello organizzativo a trovare un assetto giusto, quindi riusciamo a dare loro la possibilità di praticare questo sport al meglio. Leonardo, siamo in chiusura, ti chiedo ancora, insomma, tu hai iniziato da poco, sei giovanissimo, quindi hai ancora tanti anni per praticare questo sport, dove vuoi arrivare, qual è il tuo sogno? È una bella domanda, sinceramente non lo so, so solo che devo lavorare veramente ancora tanto, devo impegnarmi, ci sono diversi aspetti su cui devo migliorare. E sicuramente in un futuro mi piacerebbe poter lavorare in ambito sportivo, perché comunque lo sport è ormai diventato parte integrante della mia vita, e spero quindi di riuscire a portarlo ancora più all'interno della mia vita, perché ritengo che sia importante riuscire a soddisfare i propri sogni e riuscire a realizzare ciò per cui mi impegno tanto e tanto continuerò a impegnarmi. Beh, mi sembra che abbia anche una bella testa, certo, una bella, certo. Si è inquadrato nel modo giusto, quindi certo. Sicuramente può avere anche da questo punto di vista un grande futuro. Noi ti facciamo un in bocca al lupo, grazie a te, a Leonardo Geretto, grazie al presidente Lorenzo Lanzillotta. Grazie a Walter Sartore, il vicepresidente, e grazie al tecnico Francesco Dutto. Grazie, in bocca al lupo naturalmente per la vostra associazione, per le altre grandi manifestazioni che immagino abbiate in programma di organizzare dopo un po' di sonno, perché ne avete tanto da recuperare. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo per la seconda parte dedicata alla pallavolo femminile, tra poco.